Dopo il pareggio beffa con i Folli, i Rimini torna a fare la voce grossa in casa del Sasso Marconi, rivale nella passata stagione nel torneo d'eccellenza, con la formazione di casa ripescata solo nel mese di agosto nel campionato in Serie D. Nel Rimini è assente Cicarevic per infortuni, in avanti vengono confermati gli uomini di maggior spessore a disposizione di Muccioli. Dall'altra parte non sei l'attore dei gol del pareggio lo scorso anno, al centro dell'attacco con l'interessante Gimà. Parte forte la formazione di Muccioli, da un'incursione di Guebre nasce più a corner per i biancorossi, con Arlotti che viene chiuso tempestivamente da Minelli. Un giro di lancetti dalla parte opposta, Brighi nell'anticipo su Noselli angola pericolosamente la sfera che termina al lato di un nulla. Dalla bandierina, prima incursione in area avversaria del Sasso, dopo un primo corner prontamente spedito al mittente, al secondo tiro dalla bandierina Noselli manda al lato, colpa di pallone, sempre di testa. Prima del quarto d'ora il Rimini passa, l'invio di Scotti pizzica di testa la sfera a Lotti che lancia Viti, l'ex Frosinone scatta in velocità, palla tra i piedi e rasoterra chirurgico che non lascia scampo al portiere di casa, seconda gioia di stagione nell'arco tra l'altro di una settimana per il numero 18 biancorosso, con dedica speciale alla madre. Dedico il mio gol a mia madre e a tutta la mia famiglia, ma maggiormente a mamma che mi segue sempre. I Rimini ha voglia di chiudere da subito la partita, Ambrosini tenta la distanza, ma Monari blocca senza problemi. Sasso, che come lo scorso anno a questo punto prende coraggio e con un traversone di Galassi chiama Scotti all'attenzione. Il Rimini, con il solito Ambrosini nuovamente alla distanza, cerca di impensierire il portiere avversario, senza però inquadrare il bersaglio. Bersaglio che invece viene centrato da Sasso quando Benassi serve Gimà che mette in rete, ma per l'assistente si tratta di offside e di gol dunque annullato. Il replay ci mostra nuovamente il tocco dell'attaccante in maglia numero 9. Il Rimini comprende che il momento delicato, Bonaventura viene murato due volte nello spazio di 10 secondi, prima che in chiusura di tempo Arlotti serva Viti che di testa mette alto. La ripresa inizia con un nuovo episodio a Moviola, Benatti serve nuovamente Gimà, la posizione dell'attaccante sembrerebbe essere regolare, ma l'arbitro annulla nuovamente il gol per offside. Proteste locali, rivediamo il replay. Il Rimini a questo punto cerca di addormentare il match, Bonaventura serve Ambrosini che invita Monari a raccogliere il pallone. Benatti, dopo due assist, prende in mano la situazione, destra giro, fuori di un nulla. Nel momento migliore del Sasso, i Rimini però trova il raddoppio. Squadra locale sbilanciata in avanti, Arlotti riceve per ultimo palla dai compagni, entra in area e viene colpito direttamente. Rigore in questo caso che c'è, come dimostra il replay. E via, dagli 11 metri si presenta ancora lui, mister Ambrosini, che non si fa pregare, 2-0 e partita messa forse in cassina, anche se il giocatore una botta la riceve anche al momento dell'esultanza. Vorrebbe trovare gol anche il compagno d'attacco Bonaventura, ma il suo tiro viene deviato in corner da Monari. Ci prova allora il Sasso dalla distanza, ma Zaccanti mette alto, mentre Bonaventura in contropiede spara botta sicura, ma il suo tentativo è centrale. Calcio piazzato, Noselli cerca gloria personale, il suo colpo di testa viene controllato da Scotti, mentre nel finale prima Benatti chiama la presa in due tempi l'attento Scotti e poi Bonaventura sfiorano il gol, con quest'ultimo che deposita il pallone di pochissimo a lato. Buona comunque l'intenzione. A fine partita tante critiche per i due gol annullati, con questo bambino che dice al proprio papà di non prendersela perché oggi è andata così. Oggi a Rimini, domani a noi, sperando che i biancorossi da oggi possano prendere la strada che li conduca alla leadership del girone. Nel frattempo, bye bye Sasso Marconi.